sia una grande soddisfazione perché in queste 15 giornate di grande sofferenza, con tanti infortuni, con tante cose negative, con tanti incidenti di percorso, il vedere un pubblico che ci acclama così e una partita così solida come quella di Venezia. E se pensiamo che nelle ultime 6 abbiamo fatto 4 vittorie e 2 sconfitte, 2 sconfitte che potrebbero essere 2 vittorie, credo che ci sia tanto lavoro. Io l'ho detto, lo ripeto, il lavoro e le vittorie si costruiscono passo dopo passo e credo che questa sia la soddisfazione maggiore. Poi io credo che in campo non abbiamo avuto particolare fortuna, credo che abbiamo dominato la partita giocandocela e vincendocela noi. Poi è chiaro che i risultati fuori ci hanno premiato di una fortuna sfacciata. Forse si guarda soltanto a quest'ultimo turno, ma nel contesto di tutto un campionato, Avellino conquista anche con merito le Final Eight. Tengo a sottolineare la prova di questa sera contro una Venezia settima già qualificata. Sì, oggi è stata una partita molto bella, molto tattica, molto dura, costruita pezzo per pezzo in tutto il nostro volerlo. Tatticamente è stato molto interessante e abbiamo avuto pazienza, pazienza nell'attaccare, pazienza nel costruirci difensivamente pezzo dopo pezzo, minuto dopo minuto la nostra conquista. 4 su 6 nel rush finale del girone di andata, ora pausa, poi Pesaro per continuare la striscia. Sì, adesso io credo che sia giusto che cerchiamo di mettere a posto tutti quanti sotto l'aspetto fisico, abbiamo da correggere 2 o 3 giocatori e poi dopo riprendiamo in maniera così, abbiamo una settimana davanti per poter poi preparare bene il discorso di adesso è anche giusto che qualche giocatore un pochino acciaccato faccia qualche lavoro particolare, che la squadra stacchi un pochino la spina a livello mentale perché ha fatto un tour de force non indifferente, io compreso, e quindi credo che adesso un po' ripartiremo. Abbiamo una trasferta ancora di peso molto importante. Può essere un momento chiave per la stagione Cucci, però. Ma sì, onestamente, da quando abbiamo iniziato sono tutti momenti chiavi perché siamo partiti perdendo qualche partita di troppo e quindi la rincorsa è sempre molto importante. Però insomma ci siamo, abbiamo fatto una buona pallacanestro, abbiamo avuto tanta volontà nel voler affrontare tutte le cose e quindi adesso intanto ci godiamo questa qualificazione sapendo che poi andare a giocare una Coppa Italia è sempre qualcosa di molto emozionante, molto bello e molto piacevole. E poi nello stesso tempo cerchiamo di mettere dei punti fermi per continuare il nostro lavoro.